una gara importante, una gara per cercare di chiudere da parte della Sirsa di Conad Perugia la semifinale, dall'altra parte una vera Volley Monza che cercherà di dare il tutto per tutto per cercare di portare a casa questa vittoria e di allungare la serie. Sole toccare a muro, parla per Lanza, dall'altra parte ancora il muro di Perugia a tenere. Lanza che invece di giocare in attacco gioca con questo palleggio spinto. Gabriele, battuta forte, ancora cercare Zavornok che la tiene lontana, deve andare in bagger. Orduna apre ancora per Zavornok, muro a tre di Perugia, ben composto Travizza. Questa volta è Colace a ricevere una palla più per Travizza che gioca una pipe spostata, bravo Leon a scivolare via dietro a Russo e a farsi trovare pronto. Botta forte, palla che va in campo, quindi non c'è oggi Gabriele nulla da fare, puoi chiamare gli emote che vuoi ma Plotinski è sempre pronto nei 9 metri. Ramirez Pita ci gioca questa battuta spin fasciando il pallone corta e Leon deve correre, Travizza per palleggiare trova Plotinski e Plotinski qui gioca con facilità sulle mani del muro. Grande battuta di Zimmerman, la palla torna dall'altra parte per una free ball, questa volta è Zimmerman a giocare il primo tempo con Solé, primo set che si chiude 25-19. Volta forte, questa volta Lanza tiene, Orduna deve aprire il gioco proprio su Lanza che con palla lontana gioca di astuzia con il braccio sinistro. Il palleggio di Lanza, Orduna che gioca una pipe per Davis Kiba. Però incomprensione poi da parte di Perugia per la parte dell'attacco, ma De Rost si presenta così, questo è il suo obiettivo da visita. Orduna gioca questo primo tempo spostato per Holtz. Pronto Holtz, grande battuta di Holtz, in qualche modo Perugia la rimette dall'altra parte, Davis schiva il palleggio per l'appoggio, poi 7 al centro per Galassi che trova il punto, bravo Holtz. Palla che arriva nelle mani di Travizza, fascia il pallone di Solé come è successo nel set precedente e chiude anche il secondo. Zavornok tenta un pallonetto ma il muro 3 di Plotinski a tenerlo, palla per Galassi. Muro difesa di Perugia con Russo Colaci, palla che torna per Plotinski, pallonetto chirurgico, ci arriva Lanza, apre dietro poi Orduna per la Gungia, la difesa in palleggio di Colaci, palla ancora per Perugia con Travizza che alza per Plotinski che sfonda il muro a tre. Poi free ball con Plotinski, la rimette in palleggio, l'attacco forte di la Gungia ma ancora Perugia, prima con Solé poi con Plotinski che prova a tenerla dall'altra parte. Stavolta impensierisce pochettino Leon che va in compressione ma la tiene per Travizza, la parallela di Teroste difesa da Federici, pipe ancora di Orduna che continua a giocare con queste pipe, trova Lanza pronto questa volta, si gioca sulle mani del muro Leon, Travizza apre ancora gioco forte e qui c'è incomprensione, battuta di Leon ed è forte, tagliata in zona 1, lo tiene Davis Leone. Orduna per lo stesso Zavornok che trova la parallela e finalmente Zavornok va a terra. Servizio di Holtz forte, Plotinski prova a tenere ma arriva l'ace di Holtz. Zimmerman deve palleggiare per Leon, batte forte, attacca forte Leon, difende in qualche modo Monza, l'attacco di Lanza che trova poi il muro scomposto di Ricci e Russo, ma che azione Gabriele. Leon parla di Travizza, apre dietro per Teroste che attacca forte, la palla torna dall'altra parte, una slash per Russo che mette a terra il pallone numero 25 a Perugia che accede alle finali di questo campionato di Superlega.